Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie. La Guardia di Finanza questa mattina ha voluto ricordare la figura del finanziere scelto medaglia d'oro al valor civile Fabio Perissinotto, deceduto in servizio 10 anni fa, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. La commemorazione, come ogni anno, si è tenuta presso la parrocchia Santa Maria, Madre della Chiesa di Ostuni. Vediamo il servizio. Un evento per noi importante e molto commovente. È uno dei tanti caduti nell'adempimento del proprio dovere, finanziere Peressinotto, in un'operazione di servizio in un periodo molto pericoloso nel quale la Sacra Corona Unita e altre organizzazioni contrabbandiere esercitavano un controllo del territorio su questa regione molto, molto particolare e pericoloso. È un servitore dello Stato che noi oggi celebriamo in maniera ufficiale, al quale rendiamo profondo onore. La questione Tendopoli al quartiere Perrino a Brindisi continua a destare preoccupazione, soprattutto tra i residenti della zona, che questa mattina hanno assistito ad un sopralluogo effettuato dal sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, e dall'assessore servizi sociali, Mari Carollo, a seguito delle numerose polemiche sollevate dai cittadini del quartiere stesso. Vediamo il servizio. Sono iniziati questa mattina i lavori da parte della Protezione Civile, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e gli operatori del World Food Program, per allestire le tende, una grande e tre di dimensioni inferiori, che accoglieranno per circa 2 mesi 80 extracomunitari presso il rione Perrino. Il CAT, Centro di Accoglienza Temporanea, ospiterà al suo interno i migranti che avevano trovato ospitalità presso la struttura di Viale Provinciale San Vito, che dovrà subire, tra circa una decina di giorni, lavori di messa a norma e di ristrutturazione. A controllare i lavori stamane al rione Perrino vi erano il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, e l'assessore ai servizi sociali del comune brindisino, Mari Carollo, che parlando con la stampa hanno ringraziato gli abitanti della zona per aver compreso l'emergenza e hanno sollevato anche la questione della mancata partecipazione attiva di alcuni enti alla realizzazione del CAT. Questa è un'emergenza della nostra città, ho già detto più volte, ci aspettavamo l'aiuto e la solidarietà da parte di tutti, invece il comune di Brindisi affronta tutto questo in perfetta solitudine, il coordinamento dal punto di vista ovviamente politico dell'assessore Mari Carollo, tutto il campo viene curato dalla protezione civile, l'ingegnere Augusto è responsabile qui al mio fianco e stiamo coordinando l'aiuto, l'abbiamo avuto dalle Nazioni Unite che ci hanno fornito una tensostruttura, i vigili del fuoco che aiutano a collaborare. Ci saremmo aspettati qualcosa di più dalla regione Puglia, magari anche dalla provincia. In questo momento non abbiamo supporti significativi per poter portare avanti il campo. In ogni caso ci sono i volontari della Caritas che ovviamente lavoreranno per la gestione del campo. Noi intanto dobbiamo allestirlo. Nel frattempo l'ufficio tecnico del comune sta completando gli atti della gara per i lavori urgenti nel dormitorio di Via Provinciale San Vito. Ovviamente le operazioni saranno contestuali, nel senso che pur se pronto il campo, aspetteremo l'avvio dei lavori per effettuare il trasferimento. Qui si trasferiranno solo diciamo, coloro che poi resteranno all'interno del dormitorio, perché chi ha un posto di lavoro e chi è nelle condizioni di procurarsi un alloggio diversamente, ovviamente dovrà farlo. Questo è il momento opportuno per ridurre e per mettere ordine anche in questo settore. Quanti? Abbiamo detto al massimo un'ottantina, non di più, perché è lo stesso numero che poi può rientrare nel dormitorio una volta effettuati i lavori. Quando al più presto, una volta effettuato il montaggio del CAT, del centro di accoglienza temporaneo, partiremo con l'introduzione dei futuri ospiti. Io vorrei esprimere un ringraziamento ai cittadini del rione Perrino, dei villaggi San Pietro e San Paolo per la collaborazione che stanno prestando, anche per la pazienza che stanno avendo, e noi in cambio riconfermiamo un impegno. Dopo esattamente 2 mesi questo campo sarà svuotato. Dopodiché, e anche questo è importante saperlo, passeremo all'avvio dei lavori per completare e ripristinare questo campo e restituirlo ai quartieri.
Il GIP del Tribunale di Lecce Antonia Martalò ha archiviato l'inchiesta a carico del consigliere regionale pugliese del PDL, l'avvocato martinese Gianfranco Chiarelli, che figurava tra gli indagati del DDA di Lecce per un presunto voto di scambio con esponenti della criminalità organizzata tarantina. L'indagine era stata avviata in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, poi ridimensionate nel corso di un incidente probatorio. A chiedere l'archiviazione è stato il sostituto procuratore Alessio Coccioli, che aveva ereditato l'inchiesta dal collega Lino Giorgio Bruno, attuale procuratore aggiunto a Bari. Nella sentenza si ufficializza la totale assenza di responsabilità da parte del politico martinese. Chiarelli ha subito espresso parole di apprezzamento per i giudici che hanno svolto con scrupolo un lavoro molto delicato, limitando al minimo i tempi delle procedure. Ed ora la politica. La maggioranza di centro-sinistra che governa Palazzo di Città Mesagne si è riunita per tracciare un bilancio del suo operato. Vediamo. Se a Mesagne qualcuno avesse ancora dubbi sullo stato di salute dell'amministrazione comunale guidata da Franco Scoditti, può mettersi il cuore in pace. A quella economica e in alcuni casi a quella dei valori, di certo in questo caso non si aggiunge la crisi di governo. Nella giornata di martedì, infatti, su iniziativa dello stesso primo cittadino, Franco Scoditti, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei partiti di maggioranza in Consiglio Comunale, PD, Sinistra Ecologia e Libertà e Noi Centro. Finalità dell'incontro? Condividere alcuni presupposti politici propedeutici al confronto sulle problematiche che l'amministrazione si ritroverà ad affrontare nel restante periodo della consigliatura. Attraverso un comunicato stampa, l'attuale maggioranza di centro-sinistra ha voluto ribadire non solo che il suo futuro non è in discussione, ma il suo lavoro deve essere rafforzato e rilanciato in una visione strategica per il futuro di Mesagne. Per rendere efficace questo proposito, si ritiene quanto mai necessario intensificare la collaborazione politica tra tutte le sue componenti e tra queste e il governo cittadino. Al sindaco Scoditti e all'attuale assetto della Giunta, la maggioranza continua ad accordare piena e totale fiducia per portare a termine la legislatura. Dall'incontro è scaturita anche la necessità di attivare e potenziare gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica, specialmente in un periodo in cui aleggia nell'aria una sempre più forte ventata di sfiducia e sconforto nei confronti delle istituzioni e dell'operato dei politici. Un proposito che può essere trasformato in realtà grazie ad un'intensa collaborazione tra il Comune e le istituzioni pubbliche che rappresentano il governo del territorio, oltre ai principali attori sociali come autorità ecclesiali, associazioni e sindacati. A Martina Franca invece l'amministrazione Ancona ha approvato insieme al bilancio di previsione 2012 anche il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e il servizio. È davvero molto ricco sia per il numero degli interventi programmati, sia per l'entità dei fondi pianificati. Il nuovo programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione e approvato insieme al documento di programmazione economico-finanziaria nell'ultima seduta del Consiglio Comunale dalla maggioranza Ancona. Tra gli interventi più rilevanti, certamente quello pianificato per la realizzazione della nuova circonvallazione, 18 milioni di euro per il 2013. Insieme a questo, la realizzazione delle aree a parcheggio, l'allargamento e la sistemazione a verde di Viale Europa, 2.550.000 euro per il 2012 e 760.000 euro per il 2013, il progetto del parcheggio di Via del Tocco per 990.000 euro nel 2013 e ancora la riqualificazione del centro storico, 1 milione di euro, la rifunzionalizzazione del centro servizi di Piazza D'Angiò, 1,5 milioni di euro nel 2012, gli interventi di consolidamento del muro di contenimento di Via De Gasperi, 1,5 milioni di euro, la sistemazione di Villa Carmine, 500.000 euro, la costruzione del depuratore nella zona industriale per 2 milioni di euro, i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nella zona industriale per altri 2 milioni di euro. Ma non soltanto. Nell'elenco delle opere anche l'adeguamento a norma dei plessi scolastici comunali, 500.000 euro per il 2012, 250 per il 2013 e 250.000 per il 2014. L'allargamento della strada Martina Grottaglie, 3 milioni di euro, l'allargamento di via Mottola finalizzato al collegamento con l'autostrada A14, altri 3 milioni di euro, l'ammodernamento delle strade rurali pubbliche per 640.000 euro, l'attesa attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel centro cittadino, 350.000 euro per il 2013, l'interramento dei cavi aerei e la centralizzazione delle antenne di telefonia mobile, rilevante intervento di 7 milioni di euro per il 2014. Insieme a questi, la riqualificazione del parco comunale Ortolini per 800.000 euro, nuovi interventi di arredo urbano nel centro abitato e nelle contrade per 500.000 euro,
interventi di mitigazione del rischio idraulico nell'area del Votano per 2 milioni di euro. Nella pianificazione triennale anche interventi di risparmio energetico nelle scuole primarie Marconi, 988.000 euro, Chiarelli, 657.000 euro, Giovanni XXIII, 824.000 euro e per gli istituti comprensivi Battaglini, 824.000 euro e Grassi, 716.000 euro. Altro intervento, che certamente non mancherà di aprire un confronto, quello relativo alla delocalizzazione dello stadio comunale per la sistemazione dell'area mercatale pianificato con 3 milioni di euro per il 2013. E questa mattina presso l'autorità portuale di Brindisi si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi collegamenti per Ravenna e Catania che la compagnia Grimaldi Group attiverà nel porto di Brindisi. I dettagli sono stati resi noti dal commissario straordinario dell'autorità portuale Fernando Lolli, congiuntamente al manager di Grimaldi Group, il dottor Guido Grimaldi. Vediamo il servizio. Il gruppo napoletano Grimaldi sceglie di tornare a Brindisi per investire. Questa volta lo ha fatto attivando due nuovi collegamenti da per Ravenna e Catania. Con questo nuovo investimento si vuole contribuire allo sviluppo della cosiddetta autostrada del mare, lungo cui indirizzare trasporti e flussi commerciali dalla Puglia verso le due direttrici. Le navi impegnate sono navi unità RoRo classe Eurocargo Catania ed Eurocargo Brindisi, con meno di un anno e mezzo di età e con oltre 4.000 metri lineari di capacità per il trasporto di camion, rimorchi, contenitori, auto nuove e veicoli rotabili. Brindisi è in una posizione ideale per avviare traffico nella rete autostradale che va verso la rete marittima in sostituzione della rete autostradale che va verso nord e quella che soprattutto va verso la Sicilia. Dobbiamo tenere presente le difficoltà grosse che ci sono per strada ad attraversare la Calabria, specialmente in questi momenti, un domani la Sicilia, quindi questo sicuramente sarà un momento favorevole per scaricare le strade di tantissimo traffico. La nostra speranza è che questa iniziale fase possa portare un domani a una fase successiva di direttrici ancora più importanti. Stiamo guardando con molto interesse al traffico destinato verso Oriente, quindi guardiamo con concretezza alla riapertura di traffici merci molto, molto importante verso per esempio la Turchia, nell'ottica di una prima realizzazione del famoso corridoio 8 di cui tanto si è parlato ma che fino ad oggi non si è realizzato quasi per niente. Questo potrebbe essere l'inizio di una nuova era in direzione di quei mercati. Sino ad oggi Brindisi è stata utilizzata da diversi armatori per i collegamenti prevalentemente con Grecia e Albania. Con questo nuovo servizio Brindisi invece diventa snodo e c'è un hub attraverso il quale da Ravenna sarà possibile trasportare i merci in Grecia oppure da Catania. E quindi non solo le linee da e per Ravenna e Catania, ma anche da qui attraverso altre linee già esistenti per la Grecia. Addirittura ci sarebbero ulteriori margini per allargare i trasporti non solo per la Grecia ma verso Oriente in generale e quindi Albania, Turchia ed altri porti del bacino del Basso Adriatico e Egeo. Le donazioni del sangue del midollo osseo in primo piano con le rispettive associazioni che la promuovono, l'Avis e l'Admon, che questa mattina hanno incontrato gli studenti del liceo scientifico Fermi di Brindisi. Vediamo il servizio. A Brindisi le associazioni volontarie Avis e Admon hanno scelto di continuare a percorrere insieme la via della sensibilizzazione al dono. Il percorso intrapreso è basato sull'informazione degli studenti sul tema della donazione, sia del sangue sia del midollo osseo. Gli incontri con gli studenti neomaggiorenni sono partiti stamane, dalle 11 alle 13, presso il liceo scientifico Fermi della città capoluogo. Giovedì prossimo toccherà agli studenti dell'Istituto Tecnico Maiorana incontrare Avis e Admo in un iter formativo che vede insieme le due associazioni sin dal 1997. Ai ragazzi, i volontari presenti illustreranno le modalità di donazione del sangue e del midollo osseo, andando a sottolineare l'importanza di questo gesto. Noi organizziamo questi incontri per fare in modo che la donazione, almeno la prima donazione, venga svolta quasi in gruppo, in modo tale proprio che i ragazzi prendono la cosa quasi come se fosse una scampagnata, una cosa da fare insieme. E quindi una volta fatta la prima donazione si rendono conto che non c'è nulla di cui avere paura e quindi poi continuano da soli. Il requisito principale è quello di essere sani. Allora, essere sani vuol dire una serie di cose. Questa serie di cose viene generalmente controllata da una visita medica che viene fatta al momento della donazione e poi da delle analisi che vengono fatte poi al momento
dell'accettazione del donatore. E alla fine le analisi ci diranno se il donatore è idoneo o meno, e quindi questo ci darà poi la possibilità di poter utilizzare il sangue ai fini poi della trasfusione. Circa la metà di chi è in attesa di trapianto non trova il donatore. Questo per noi è una cosa gravissima, e che vorremmo che non ci fosse questo gap. Vorremmo che ci fossero tantissimi, anche specialmente tra i ragazzi, tra i giovani, iscritti in questo registro, e che dia possibilità un domani, dove c'è una ricerca, a trovare il donatore e ricevente, che ci sia la compatibilità, e quindi ci sia ogni donatore che possa salvare una vita, perché chi dona il midollo con buona probabilità salva una vita di questi malati in attesa di trapianto di midollo osseo. Perché al centro trasfusionale di Brindisi a volte manca, e quindi noi, tra i tanti problemi che ha chi ha bisogno di sangue, che sicuramente è in emergenza sanitaria, gli leviamo almeno questo, che non si deve cercare i donatori. Ed è arrivata ieri da Bruxelles la conferma di assegnare a Brindisi la designazione di città europea dello sport per il 2014. Sentiamo. I sopralluoghi compiuti a Brindisi nei primi giorni di ottobre hanno portato buoni frutti. È arrivata infatti ieri sera la notizia ufficiale dell'incoronazione di Brindisi come città europea dello sport per il 2014. Alla notizia mancava l'ufficialità avuta ieri presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles, ma già circolava da qualche giorno tra i ben informati. Le parole del presidente della commissione AGES della Commissione europea, Gianfranco Lupattelli, hanno fatto più che piacere. Brindisi è la città che sorride. A rappresentare la città vi era una delegazione composta dall'assessore regionale allo sport Maria Campese, dal suo collega brindisino Antonio Giunta, dal dirigente comunale del settore sport Gaetano Padula e dal presidente provinciale del CONI Nicola Cainazzo. Il presidente della commissione Lupattelli, nel corso della breve relazione che ha tenuto per spiegare le motivazioni della scelta, ha dichiarato di essere rimasto colpito nel tragitto che ha percorso tra Palazzo Nervegna e lo stadio Fanuzzi da alcuni bambini che di domenica mattina giocavano a calcio presso Piazza Santa Teresa. Uno spirito basato su voglia di fare e semplicità, in grado di strappare un sorriso. La scelta di Brindisi città europea dello sport per il 2014 ha strappato anche qualche lacrima e molti applausi a tutti i presenti, delegazioni degli altri comuni europei in lizza al titolo inclusi. L'assessore allo sport del comune di Brindisi, Antonio Giunta, ha voluto dedicare questo successo a Melissa Bassi, scomparsa il 19 maggio scorso. Ma il titolo di città europea dello sport non porterà a Brindisi solo prestigio. Tra un anno una delegazione sarà chiamata a ritirare la bandiera con il logo appositamente creato per l'occasione e il comune dovrà presentare una serie di progetti tesi a promuovere la cultura dello sport in città, riuscendo ad attrarre finanziamenti da fondi europei sino a un massimo di 21 milioni di euro. Periodicamente la commissione AGES tornerà a Brindisi per monitorare il lavoro del comune nello stilare i progetti. Intanto si terrà sabato mattina presso Palazzo Nervegna una conferenza stampa per illustrare le linee guida da seguire su indicazione della Commissione europea. Ed ora una breve pausa e dopo le rubriche CNR News e Family, a tra poco quindi.